Buon pomeriggio a tutti. Torniamo finalmente in campo oggi, però nell'FA Cup. Siamo al quarto turno di FA Cup dopo aver battuto da poco lo Shrewsbury Town per 4-1. Partita che insomma si era messa, tra virgolette, male con il gol dello Shrewsbury poco dopo l'inizio della partita e poi insomma in meno di mezz'ora l'abbiamo ribaltata prima con il gol del giovane Gordon e poi quasi allo scadere del primo tempo con il rigore di Fabinho. Poi insomma siamo rientrati negli spogliatoi, siamo usciti e devo dire che comunque il Liverpool ha dominato praticamente tutta la partita nonostante insomma le grosse assenze e il numero di giovani schierati oggi e abbiamo praticamente concluso l'opera prima con un gol di Firmino, un bel gol di tacco, Firmino che è entrato nella ripresa e poi insomma ciliegina sulla torta la doppietta di Fabinho proprio insomma nei minuti di recupero e quindi insomma, risultato in cassaforte e il Liverpool passa quindi al quarto turno. E ora precisamente non so quando ci saranno i sorteggi insomma, del prossimo turno. Poi ora insomma, verrà il nostro amico Aldo che magari ci può dare una mano su a scoprire questo. Che insomma nel frattempo lo aspetto e intanto vi saluto, grazie insomma anche per seguirci oggi perché vi ricordo che purtroppo la partita non è stata trasmessa da nessuna parte in Italia e quindi insomma abbiamo dovuto provvedere un po' da soli però tutto sommato è stata una già ad Anfield che ci siamo godute, insomma. Ecco, intanto saluto Claudia e aspetto Aldo che dovrebbe eccoci qua. Ciao Aldo, buon pomeriggio. Ciao Benny, ciao a tutti, grandi. E allora qualche pensiero sulla partita di oggi? Bella partita. Sicuramente non è stata, ecco, una delle atmosfere indimenticabili, insomma, che siamo abituati a vedere di solito, soprattutto ad Anfield, però direi bella partita. Grande occasione per i più giovani. Insomma, ne possiamo parlare nel dettaglio perché veramente oggi ne sono entrati 7-8 in totale. È stata, secondo me, da parte di tutti una grande prestazione. Ce ne sono un paio che si sono proprio distinti, ma veramente bravi, veramente bravi. I signori un po' addormentati, insomma, ci può anche stare una circostanza. Ora non so cosa è successo perché a me Aldo si è bloccato, non so se a voi è successa la stessa cosa. Se qualcuno nei commenti mi può aiutare perché io Aldo lo vedo, ma è completamente. Ecco qui mi ha rimandato la richiesta. Oggi insomma Instagram ci dà qualche problemino. Ok, vediamo se. Ok, eccoci qua, sei No, è tornato. nel momento in cui ho citato che si erano addormentati i big, allora si sono addormentati Sì. proprio in generale. Si sono un attimo persi, ecco. Comunque, sto dicendo questo, nel senso che si sono un po', secondo me, un po' addormentati i big, ma per il resto è stata comunque una bella partita e complimenti ai ragazzi che vanno al quarto turno. E io non so se era già successo, ma credo di no. Comunque a stagione piena che con Klopp avessimo raggiunto la semifinale di Coppa di Lega e il quarto turno di FA Cup nella stessa stagione, forse non era mai successo, forse questa è la prima volta. Credo nemmeno io perché cioè, se andavamo avanti in un'altra uscivamo nell'altra, quindi Esatto. credo che sia veramente la prima volta nell'era Klopp. Ora controllo un attimo.
contro l'Anche. Sicuramente l'anno in cui lui, il primo anno in cui lui è arrivato, noi eravamo già in semifinale di, cioè Sì. arrivammo in semifinale di Coppa di Lega e se non sbaglio riuscimmo a passare il terzo turno contro il Plymouth, se non vado errato. Sì, con Passammo il colpo di testa di Lucas Leiva il che Lugano, oggi sono creato. il Plymouth andammo avanti, poi non ricordo se siamo usciti a quello successivo o a quello dopo ancora comunque. Da principio, insomma, dalla stagione successiva ad oggi, questa è la prima volta sicuro che succede, perché in semifinale di Coppa di Lega non ci eravamo mai arrivati a stagione intera, ecco. Sì. Allora, voglio velocemente dire, insomma, quando si farà il sorteggio per il quarto turno, si farà direttamente. Sì, stasera, ora qui sto vedendo un orario americano perché l'ho preso da un sito americano perché lo streaming farà su ESPN, una rete insomma americana, però comunque si fa. Il sorteggio dovrebbe essere appena prima di Nottingham Forest Arsenal. Se... Esatto, 20 minuti prima sto E leggendo, quindi. allora praticamente 8:10 alle 5:50 italiane, quindi alle 6 meno 10. Ok, quindi veramente fra pochissimo. Insomma, scopriremo il prossimo avversario del Liverpool e poi voglio dire anche che insomma, questo turno si giocherà il weekend del 5-6 febbraio. Quindi ora vado a vedere un attimo, insomma, che partite aspetta il Liverpool in quel momento. Però comunque, per tornare un attimo alla partita, beh, penso che veramente dobbiamo parlare a lungo di questi ragazzi, di tanti ragazzi che ci sono stati oggi. Innanzitutto voglio salutare il boss e dice stadio pieno, qualificazione, ottima prova di giovani, avanti così. Esatto, insomma mi collego proprio a questo momento il boss perché, vabbè, lo stadio pieno, nessuno aveva dubbi. La qualificazione, sinceramente, io non ero molto, diciamo, preoccupata perché comunque avevo fiducia in questi ragazzi che alcuni abbiamo già visto come Morton, come Bradley. E invece abbiamo visto dei nuovi come Gordon, che ricordo che qualche turno fa, sia in Coppa di Lega, cioè ovviamente solo in Coppa di Lega, perché questo è il primo turno, insomma, diciamo, della stagione che gioca in Liverpool, Gordon non ci fu perché aveva un infortunio. Invece oggi ha finalmente potuto giocare ed ha segnato subito. Comunque, oltre al gol, ha fatto vedere belle cose, bei movimenti, anzi credo che c'è stato anche un rigore su di lui che non è stato chiamato. Tu come l'hai visto, Aldo? Kate Gordon, il più giovane marcatore di sempre dell'FA Cup del Liverpool, eh? Cioè per il Liverpool in No, FA Cup. mi sembra il secondo più giovane perché il primo mi pare che resta sempre Woodburn. Ora controllo, però mi pare che prima Woodburn e poi Gordon. È una notizia che avevo letto anch'io su Sì. Twitter. Beh, potrebbe comunque sì, a prescindere da tutto, la prima menzione se la merita lui, tra tutti i giovani se la merita veramente, perché è stato proprio bravo. Ha fatto una partita secondo me di grande livello, ma proprio tattico. Un giocatore che può fare il centrale e l'ala destra, comunque che può fare Sì. tutti e due, secondo me, perché si muove benissimo anche sul lato e non è Sì. affatto un, come dire, un monoruolo, ecco, non è affatto Sì. un monoruolo. Gli piace anche molto, molto rientrare, quindi cioè, ha molta fiducia in quella zona del campo, insomma, indipendentemente dal fatto se parte insomma, dal centro oppure defilato, insomma, sì. Poi noi diamo per scontato che questi ragazzi debbano vincere una partita, insomma, che debbano fare, ecco, i fenomeni in una partita. Calcolate, ragazzi, che comunque lo Shrewsbury è una squadra che è abituata, tra l'altro, non ha l'età media del Liverpool di oggi. È una squadra con giocatori di 28-30 anni, abituati da giorni a giocare contro avversari anche più forti di Championship o comunque squadre di League One molto più forti di loro. Sono abituati a un calcio diverso, più che migliore, ecco, un calcio diverso. Di conseguenza è molto difficile per un giovane sentire anche la pressione di dover affrontare una squadra così e soprattutto ho un piccolo aneddoto anche su Daniel Udoh, che sarebbe il ragazzo dello Shrewsbury che ha segnato, no? Sì.
ha segnato. Nel 2015, questa è una cosa abbastanza personale, però quando l'ho visto mi sono aperti i ricordi. Mio cugino giocava per Ilkeston Town, no? E l'ho accompagnato per diverse settimane a giocare le partite. E lui giocava per Ilkeston all'epoca, io me lo ricordo. In questo. Davvero? Sì. Era, militavano nella National League North, quindi è al di Sì, sotto. calcio non professionale. Sì, ovviamente a livello dilettantistico, però insomma si vedeva che era, sai, il più forte di tutti, Sì, a anche stavano a fare le quel partite, livello. più forti di tutti. E ricordo che dopo qualche mese, insomma, che mio cugino giocava per questa squadra, lui fu venduto al Crewe Alexandra e da lì, insomma, ha fatto la gavetta, è arrivato addirittura allo Shrewsbury e oggi ci fa gol a Downfield. Infatti sono rimasto sorpreso a vedere questo perché veramente, Penso veramente, che passare dalla National League a segnare ad Anfield in FA Cup è veramente una veramente. No, non scalata, eh. era National League North, quindi al di sotto della National League ci sono altre due serie parallele, la North e la South. Ah, ok. Comunque, insomma, dal dilettantistico ad Sì, Anfield pieno, insomma, penso che nemmeno lui se lo immaginava questo un po' momento. diverso da come funziona in Italia, perché è difficile dare come dire, una serie parallela, però diciamo un'ottima eccellenza, ecco, da un ottimo Un campionato po' più di eccellenza. sofisticata, diciamo così. Esatto. Esatto, sì, perché poi anche lì le National League North hanno gli stadi, eh? Cioè parliamo che hanno gli stadi, una struttura, Presa seriamente, sì, assolutamente. niente a che vedere, ecco, con l'eccellenza italiana, però davvero, davvero bella, bella Sì, storia. è bella storia, insomma, da raccontare questa. Sì. Intanto voglio confermare che Kate Gordon è il secondo più giovane perché il primo resta sempre Ben Woodburn che aveva 17 anni, leggo, e 45 giorni, mentre Kate Gordon ne ha 17,96, quindi Ah, poco più. vecchio, eh. Però comunque sperando che non faccia la stessa fine di Ben Woodburn che è completamente scomparso insomma, dai radar ormai da qualche anno, però a me è piaciuto il gol, cioè ha fatto veramente un movimento da attaccante perché comunque non era facile, aveva il difensore addosso e cioè gli è venuto fuori un bel gol e poi insomma che comunque è stato importante perché noi ricordo eravamo sotto. Intanto per passare avanti voglio fare un attimo il punto della situazione per quanto riguarda il calendario e dire che ovviamente quel weekend è stato già come dire occupato dall'FA Cup, quindi non c'è bisogno di spostare insomma partite di Premier League e il weekend dopo quello di Crystal Palace Liverpool e quello prima di Liverpool Leicester, quindi insomma questa partita contro non sappiamo ancora chi si collocherà fra insomma fra queste due partite. E che ovviamente insomma noi siamo in missione, dobbiamo assolutamente vincere tutte, però sarà curioso insomma no, vedere Beh, ma si quale gioca sarà. di weekend, no? Sarà un altro weekend. Sì, un weekend del 5-6 febbraio, quindi sarà insomma sarà bello vedere dove giocheremo, se giocheremo in casa di nuovo, che questa volta insomma, ci è andata bene come sorteggio, se insomma la sorte ci assisterà di nuovo, seppure ci ritorniamo alla normalità e peschiamo una squadra di Premier in trasferta, quindi anche quello insomma tutto da seguire e mi dà questo spunto chic, dice che gol Bobby è stato un bellissimo gol per chi non l'avesse visto, un gol di tacco in area circondato da difensori e portiere. Ha fatto questo bel gol di classe come li sa fare lui. A me sinceramente ha fatto molto piacere perché comunque Bobby, a prescindere insomma da tutto, ricordiamo che insomma ha avuto da poco il Covid e quindi per questo insomma non ha giocato nelle ultime partite, però devo dire che Bobby e il gol sono due cose che vanno talmente a braccetto, cioè Firmino ha proprio bisogno di segnare, no? Sì, no. Da quando è tornato il pubblico abbiamo sempre detto che lui è un giocatore rivoluzionato. E dobbiamo dire, ragazzi, che Firmino, tanto criticato, perché lo dobbiamo Sì. dire,
tanto criticato. E tra i tre, nel nostro trio d'attacco, no? Salah, Firmino e Mané, tra i tre è quello che è stato rimpiazzato. Attenzione, quello a cui è stato comprato un rimpiazzo di grande livello. E quindi è ovvio che, secondo me, questo ha influito tanto, comunque in generale, su di lui. Va Sì. detto che quest'anno Firmino, adesso non so il conto esattamente dei gol, ma 6-7 gol li ha fatti. Firmino quest'anno ha giocato molto poco. Firmino quest'anno ha giocato molto poco. È un giocatore che ha sentito, secondo me, il dovere di, ecco, rimettersi un attimo in moto, perché ha un sostituto di grande, che adesso è il titolare, cioè nel Ha senso ha una pressione, sì. una pressione diversa, che però attenzione, non è una pressione, per esempio, che possono avere Salah e Mané, no? È una pressione che tu già sai che parti indietro, cioè tu non Sì. parti di fare. Oggi c'è Diogo Jota davanti a te, di conseguenza devi sfruttare le occasioni che ti dà il manager. E Firmino quest'anno, quando è entrato, ragazzi, ha fatto quasi sempre gol, eh? Quasi sempre Sì, gol. le stats di quest'anno di Firmino sono 16 in tutte le competizioni, ovviamente 16 partite, 7 gol e 3 assist, quindi veramente poco, ma comunque per quel poco che ha fatto, cioè, Sì, ha dobbiamo anche contribuito dire a che pieno. 16 partite, diverse volte lui è entrato al posto di Jota, eh? Cioè diverse volte lui è Esatto, da sostituto e non da titolare. E non ci dimentichiamo la prestazione di Bobby a Old Trafford. Bobby ha giocato Sì. titolare a Old Trafford perché ha messo in panchina Mané. Bobby, cioè, lo cercano ancora lì a Manchester in difesa, al Manchester United, sono ancora intorno a lui. Giusto per essere un attimo così anche. Quando giocano? Domani, no? Ancora non hanno giocato Mi conto l'Aston Villa, però loro. non ricordo qua. Sì, domani è una partita importantissima per l'Aston Villa che c'è. Sì. Immagino che quali sarà lui che torna a Old Trafford. Sì, se può giocare anche Coutinho, penso che ancora più. Sì, domani sera alle Ecco, 20:55 c'è questa. imperdibile, Penso che sia imperdibile la quella, partita che chiude il sarà turno. divertente. Sì, sarà una partita da seguire, anche per i nostri soci, per chi insomma ha intenzione di andare a vedere Liverpool-Manchester ad Anfield, è una partita altamente a rischio, perché se il Liverpool e il Manchester United continuano ad andare avanti nella competizione, quella partita viene rinviata al 100%, perché bisogna includere il turno di FA Cup. Voglio parlare un attimo, insomma, per guardare al futuro, perché ormai, diciamo, questo momento di FA Cup lo possiamo già archiviare, parlare all'altra coppa, ovvero la Coppa di Lega, e la partita con l'Arsenal che ci aspetta, ricordiamo, insomma, per chi, insomma, se lo fosse perso, che la partita d'andata doveva essere giocata il 6 gennaio, giovedì, ma ovviamente per casi di coronavirus tra staff e giocatori, insomma, il centro di allenamento è stato chiuso, quella partita non si è assolutamente potuta disputare. E quindi è stata rinviata a giovedì 13 gennaio, quindi insomma questa settimana, che doveva essere il ritorno, è diventata l'andata ad Anfield contro l'Arsenal. Tu, Aldo, ti aspetti ovviamente qualche giocatore, insomma, di calibro più importante in campo, oppure secondo te possiamo rivedere qualcuno dei giovani che si è, insomma, si sono fatti vedere oggi? Dunque, intanto, Covid permettendo, Sì. ci saranno sicuramente dei rientri. Questo che cosa significa? Intanto, piccola parentesi, il Liverpool ha problemi di Covid, problemi seri di Covid, chiude il centro di allenamento, rinvia la gara con l'Arsenal, contro lo Shrewsbury, tutti i problemi di Covid fanno sì che la formazione sia quella che era oggi. Le altre squadre hanno problemi di Covid. Mandano a casa gli allenatori tutti positivi. Manchester City, squadra titolare contro lo Swindon Town, c'erano tutti i titolari. Chelsea ieri contro il Chesterfield, tutta la squadra titolare. Non capisco io come funziona questa, però vabbè, piccola parentesi, chiudo. Sì. Dunque, mi aspetto Alexander-Arnold al Covid. Sì, Se giusto. Alexander-Arnold non dovesse recuperare per giovedì, mi aspetto Bradley.
Sicuramente mi aspetto Bradley sulla destra. Non credo che ci potrebbe essere James Milner, ecco. Se Bisogna non capire. Nico Williams, che non so Ecco. se può essere disponibile o meno. Nico Williams, James Milner, Jordan Henderson, Chamberlain. Giocatori che oggi non sono stati proprio menzionati, non Considerati, sì. Alisson dovrebbe recuperare. Sì. Dovrebbe essere Matip. Io non so se continuerà a giocare con Konaté. Insomma, mi va benissimo con Konaté, Van Dijk, con Sì. Matip. Mi va bene lo stesso. Robertson ha preso una botta a fine partita. Speriamo che non sia niente di che. Si è rialzato, è uscito. Speriamo. Speriamo di che. Penso Comunque, che sia uscito per precauzione più che altro. ecco. Comunque, Tsimikas è disponibile. Per il centrocampo ci sono delle notizie bruttissime che circolano su Thiago Alcantara. Ci auguriamo che possano essere diverse da quello da che si vocifera, che abbia avuto un problema alla coscia e che quindi operarsi addirittura Sì. e che avrebbe addirittura finito la stagione. Io mi auguro che non sia Sì. così. Ricordiamo che sono rumors, insomma, voci che girano, che non sono confermate, però ovviamente quando escono queste voci dobbiamo sempre, insomma, preoccuparci perché sappiamo che il club fa il silenzio fino all'ultimo e poi, insomma, sgancia questa bomba. Ovviamente noi speriamo che, insomma, se, anche Thiago, se, insomma, Oggi stia c'era. bene e che se non sta bene sta fuori per poco. Però ovviamente se non c'è Thiago, innanzitutto un'altra assenza, potrebbe giocare uno come Tyler Morton, che ormai penso che sono già 4-5 partite che ha, insomma, che ha fatto, e quindi potremmo vedere Tyler Morton con Fabinho e Henderson diciamo, per non essere, tra virgolette, troppo offensivi. Al posto di Thiago Tyler Morton, no? Oppure, insomma, tutto, anche secondo me, dipenderà anche come l'Arsenal approccerà questa partita. Io credo che l'Arsenal metterà, penso, tutti i titolari, Ma anche noi, beh, credo, anche anche noi, però ovviamente noi, insomma, noi purtroppo abbiamo. infortuni permettendo, insomma, ci dobbiamo adattare un attimo, però penso che l'Arsenal va, insomma, mette la squadra più forte che ha. E quindi bisogna, insomma, anche vedere quelli che saranno i duelli, no? In mezzo al campo. E poi Aldo davanti, sappiamo che non ci sono Salah e Mané, oggi inizia anche la Coppa d'Africa. Beh, per Io fortuna. mi aspetto sicuramente Diogo Jota, se sta bene, che ricordiamo Minamino. che aveva avuto una piccola botta, e Minamino, credo, e Origi, se anche lui si riprende. Cioè, ci sono da mettere tante incognite, perché tra Covid e infortuni vari, noi, cioè, no, veramente non c'è mai una volta che abbiamo tutta la squadra a disposizione. Quindi, secondo te, l'attacco può essere Jota, Origi e Minamino, ovviamente infortuni permettendo, oppure possiamo anche vedere qualcuno come Gordon, perché no? No, l'attacco sarà Jota, Firmino, Minamino. Ecco, Firmino, ecco, me l'avevo dimenticato, però magari anche in Sì, panchina può. non credo che davanti è troppo importante Sì. l'Anfield, dobbiamo far gol. Voglio il massimo che possiamo schierare, cioè Jota, Firmino e Minamino. Cioè, in questo momento è il tridente che possiamo schierare, è il migliore e dobbiamo schierare. Origi, ragazzi, non c'è proprio traccia. Adesso è un mese dal gol al Southampton, è sparito di nuovo e non sappiamo perché e per quanto tempo, perché di solito gennaio per Origi è sempre un mese particolare, nel senso che il Liverpool lo tiene sempre disponibile sul mercato, non possiamo Sì. nascondere. Stanno arrivando, diciamo, stanno arrivando varie offerte, quindi può anche darsi il fatto che non viene schierato, insomma, per non farlo infortunare. Stanno arrivando diverse offerte dalla Premier League, alcune anche dalla Turchia, quindi ci può stare anche che Klopp lo mette un attimo da parte, perché se arriva, insomma, un'offerta importante, beh, può darsi, insomma, che Origi vada via. E quindi ovviamente questo non ci permette di poterlo schierare.
Io penso che il problema sia comunque, come al solito, legato a, ecco, a questo fatto qui. Non vedo problemi per un giocatore che non c'ha nulla. Wolverhampton è entrato, ha fatto gol, stava benissimo. Non può essere successo nulla che non sappiamo, altrimenti non saputo. Origi è un giocatore importantissimo se è a disposizione. Il problema è che, ecco, o per una ragione o per un'altra, non possiamo mai averlo sempre al 100%. Dovesse esserci, sarebbe un grande bonus, perché avremmo un'arma in più. Origi è un'arma d'attacco. Penso che dobbiamo spiegare ai tifosi del Liverpool chi è Divock Origi. Io mi auguro solo che adesso c'è stata una dichiarazione importante da parte di James Pearce in settimana su Origi, che lo ha definito incedibile dal Liverpool, quindi che il Liverpool non lo cederà. Sappiamo però allo stesso tempo che, dalla stessa fonte, quindi che il Liverpool ha rifiutato 7 milioni di pounds per Origi, mi sembra dal Newcastle, se non sbaglio. Ecco, è che sinceramente, se dobbiamo arricchirci con 7 milioni e vendere un giocatore senza poi trovare. Ma poi uno come Urighi per 7 milioni, insomma, è un Mi sembra. po' un insulto. No, mi sembra proprio il massimo. Non si può pensare di cedere. Quindi è giusto che il Liverpool lo consideri incedibile dopo aver rifiutato queste offerte, perché capisce che la disponibilità economica attuale dei club, evidentemente, è quella che è. Di conseguenza è difficile considerare un giocatore cedibile quando ti offrono 7 milioni di pounds. 7 milioni non abbiamo, voglio dire, abbiamo ceduto. Dico uno, Danny Ward a 12 milioni di pounds all'estero, Sì. un portiere a zero presenze. Penso che Origi ne vale qualcuno in più di Danny Ward. Penso. Giusto per dirne una, ma ne potrei citare Sì. centinaia di affari che si sono fatti per cifre diverse. È comunque un giocatore, secondo me, ancora decisivo. È uno che se trovasse modo di giocare in altre squadre sarebbe davvero un'arma importante. Noi possiamo prenderci il lusso di non farlo giocare perché ce ne sono 4-5 meglio di lui, ma Sì, al momento è questo. ma poi insomma è anche un po' Origi, no? Che quando rinnovò dopo la vittoria della Champions League nel 2019, cioè è come se lui avesse un po' accettato la sua dimensione in questo club, cioè lui sa cioè, sapeva dal principio che lui non sarebbe mai stato un titolare, diciamo, al 100%, poi insomma lui il posto se lo può anche guadagnare, però diciamo che se Klopp deve fare la formazione, di certo non schiera lui titolare, però a lui è sempre stata bene questa sua dimensione di riserva che entra e cerca insomma di dare il suo impatto. E quindi cioè, per una cifra come quella che ci ha offerto il Newcastle, Origi vale veramente, cioè, è veramente una presa in giro, io mi oserei dire anche. Perché sappiamo, insomma, ora la situazione a Newcastle è completamente cambiata. Quindi, per queste cifre direi di no, anche perché comunque questo mese ci serve. Aldo è scomparso di nuovo. Concludo il mio discorso. Origi questo mese ci serve perché sappiamo che Salah e Mané stanno a giocare alla Coppa d'Africa. E quindi insomma in queste partite e poi le due di Premier League che giocheremo, ovvero contro il Brentford in casa e Crystal Palace poi a Londra, e forse anche quella contro il Leicester che giocheremo in casa il 10 febbraio, perché sappiamo che la Coppa d'Africa finisce il 9 febbraio, quindi non penso che insomma il giorno dopo, ora poi insomma a prescindere da quale saranno le sorti del Senegal, dell'Egitto e anche della Guinea, insomma, ricordiamo pure Naby Keita, anche se non è un attaccante. Insomma, scusami Aldo, finisco il No, tuo discorso. perdonami, è Comunque, stato un blackout di connessione. ah, ok. Quindi, insomma, stavo dicendo che comunque Origi, a prescindere da tutto, ci servirà per queste partite che dobbiamo affrontare almeno credo fino al 10 febbraio. Perché insomma abbiamo le partite di Coppa e poi insomma abbiamo Brentford e Crystal Palace per quanto riguarda le partite
Premier League, quindi è assolutamente una pedina fondamentale in questo momento. Veramente deve arrivare un'offerta indimenticabile per potersene liberare, non credi? Cioè, io credo almeno, dico almeno 15 milioni per, insomma, per rimanere sempre su un piano realistico, almeno 15 milioni perché se 7 non si può sentire. Guarda, sì, su quello ne abbiamo parlato. In realtà mi si era interrotta la connessione, ma nel frattempo mi era arrivata anche una notifica che riguardava una dichiarazione di Klopp che ha detto che ci sono stati un numero di falsi positivi e Trent Arnold era l'unico che giocava con un vero positive COVID test. Quindi è l'unico tra tutti. Era stato al quale insomma è stato dato il test. Ok, con 100% positivo. Sì, 100% positivo. Quindi questa è una buona notizia. Questo vuol dire che ci saranno Assolutamente. giocatori che non No, è devo davvero positivo. dire ci fa anche onore, non perché insomma noi siamo tifosi del Liverpool, però Perché io siamo da. qualche dichiarazione di questo genere dagli altri capi del Premier League non l'ho mai sentita dire, quindi la nostra trasparenza penso sia solo da ammirare E su c'è queste cose. un'altra bella notizia. Klopp dice che i rumor su Thiago sono falsi. Non è vero. Ok, questo ci fa piacere, ovviamente non solo per quanto riguarda insomma Liverpool in generale, ma anche per Thiago, perché veramente un giocatore, vabbè, non dobbiamo nemmeno parlarne, però che veramente ha subito acciacchi pesanti e questo non gli hanno permesso di esprimersi ai massimi livelli. Infatti lui, cioè quando Thiago è stato bene veramente in quel centrocampo, lui detta veramente detti i ritmi e abbiamo visto anche dei bellissimi gol. Quindi il fatto che Thiago non sia infortunato è una grande notizia, perché vogliamo vedere proprio Thiago in campo e speriamo, insomma, se è possibile, di vederlo contro l'Arsenal in settimana, oppure altrimenti insomma direttamente poi alla partita successiva. Però questa è una grande notizia. Sì, ci sono anche dei dettagli in più. Dice è un problema effettivamente alla coscia, come avevamo detto. Però non sì, Però diciamo questo. non fino a fine stagione, non si deve operare nemmeno marzo. Dice lui: non è né a marzo né a fine stagione. Dice semplicemente c'è bisogno di un po' di tempo. Questa è la situazione. Domani già sarà a Kirby Thiago per la Per riattivazione. realizzare. Insomma. Ok, ora mi è arrivata ancora anche la notifica di Paul Joyce che conferma tutto, quindi insomma si leva insomma questa. Volte, volte eccoci, ci spaventiamo perché questi rumors spesso e volentieri sono. Esatto, che se il silenzio persisteva del club, allora purtroppo dobbiamo iniziare a pensare che quei rumors erano veri, però insomma la prontezza con cui li hanno insomma fatti scemare questi rumors ci dà conforto. 3-4 buone notizie in una. Dunque, la prima è quella sui falsi positivi, nel senso che Sì. sicuramente saranno. Più giocatori contro l'Arsenal, questo è poco. L'unico che non ci sarà, anche se non possiamo saperlo, è perché potrebbe anche dare un test negativo prima di giovedì, ovvero Alexander Arnold, che tra l'altro aveva già avuto il Covid, seconda volta. Seconda volta, quindi tre vaccini più due dosi di Covid dovrebbe stare a posto adesso, Trent. Se non è immune lui, non lo so chi deve Non so chi sia immune. essere. Covid, però lui ne ha fatti due di Covid, quindi è Sì. proprio di ferro adesso. Esatto, quindi lui è l'immortale della situazione. Per andare verso la conclusione, volevo spendere qualche minuto per commentare la notizia che è stata, che è arrivata da fonti abbastanza attendibili, ovvero quella che James Milner purtroppo con ogni probabilità, quando gli scade insomma il contratto a fine stagione, lui passerà ad un'altra squadra. E questa onestamente è una notizia che un po' mi dispiace, perché comunque Milner, anche lui è uno che non ha bisogno di commenti, un professionista esemplare a 36 anni, ma cioè, il modo in cui lui si prende cura del suo corpo ogni volta che entra in campo, cioè, dà sempre un contributo importante di sostanza, che comunque non è scontato, no? Per
per giocatori di 36 anni e mi dispiace, però da un lato mi fa piacere perché cioè, ci può farci, insomma, ci può farci fermare un momento per apprezzare quello che Milly ci ha dato in questi 7 anni, che oddio, uno dice 7 anni che uno non se ne rende nemmeno conto, ma Milly sono qui, è qui da 7 anni e devo dire che in 7 anni, ma che grandissimo giocatore. Devo dire che quando Nick Jones ha dato la notizia in settimana è stata dura. È stata dura perché personalmente sono uno che ama ricredersi, amo proprio ricredersi, cioè cerco sempre cerco di non dare mai giudizi definitivi, ma comunque se il giudizio è definitivo cerco sempre di ricredermi personalmente. Non sono mai, quando abbiamo comprato Milner, non ero mai stato molto, non ero mai molto entusiasta di questo acquisto perché andavamo a comprare un giocatore da una rivale che ci aveva alzato il titolo in faccia nel 2014. Era stata proprio dura per me accettare come dire, l'acquisto di James Milner. Però per fortuna io sono un tifoso qualunque, sono un tifoso che ama squadra e basta, perché poi ti fanno ricredere un giocatore così. Non so se lo rivedremo più con la maglia del Liverpool. È stato grande, una leggenda. Intanto, non solo il giocatore leggendario che la gente si ricorda per l'anima, la grinta, quello che mette nel campo, no, un'arma tattica, uno forte. Sto parlando di un giocatore che ha dato a Klopp almeno 6 ruoli in campo. Il centrale, il terzino destro, il terzino sinistro, il centrocampista, l'ala destra d'attacco. È uno che veramente è uno dei motivi per cui il Liverpool è diventato così una squadra forte e di successo. E meriterà, qualora, ecco, al 100% sarà confermata la sua cessione a parametro zero perché gli scade il contratto. Sarà un finale di stagione commovente per Milner, cioè non c'è dubbio che. Merita assolutamente la stessa standing ovation, insomma, che ha ricevuto Gini l'anno scorso, perché Milly, ovviamente, oltre a quello che ha dato in campo, quello che ha dato fuori campo, cioè, non penso che nemmeno Klopp lo può descrivere a parole, perché No, quello ma che. è un giocatore insostituibile. Cioè, è uno che, ad esempio, noi siamo riusciti in qualche modo a sopperire a Wijnaldum, no? In tutto sommato, il Liverpool ha un centrocampo fantastico al pieno della sua. Quando sono tutti sani, e il Liverpool ha un centrocampo, ma anche quando ci sono problemi. Perché voglio dire, puoi schierare Keita, Curtis Jones e Chamberlain, che è comunque un gran bel centrocampo, e stai schierando 3 giocatori che non sono titolari. Milner ti dà un'opzione in più sempre. È un giocatore che non trovi in giro. Non esiste uno che sa fare 6 ruoli nel campo e che ha sulla propria pelle sperimentato tutti questi ruoli. E guardate che quella sarà veramente un'assenza difficile da. È facile dire, vabbè, c'ha 36 anni e dobbiamo prima o poi liberarcene. No, non funziona così. João Moutinho. Per esempio, faccio un esempio, che ha 36 anni come Milner, la settimana scorsa al Manchester United gli ha fatto capire: sentite, voi buttate i soldi, io ho 36 anni, vi vengo a vincere la partita a casa vostra. C'è poco da contestare e soprattutto da dire, non si può dire nulla su Milner, si possono spendere solo belle parole, applaudirlo, ringraziarlo per tutto quello che ha dato e speriamo che possa stare con noi quanto più tempo ancora possibile, solo quello. Sì, ovviamente ci auguriamo meglio per Milner, per quello insomma anche che sarà insomma il resto della sua carriera, e devo dire che veramente lui è proprio la definizione di un coltellino svizzero, lì dove lo mettevi lui faceva il suo compito, lo faceva bene, e sì, sono d'accordo che sarà veramente difficile sostituire un giocatore come lui, cioè non so E altre soluzioni se possibili. esisterà mai più, non lo so, talmente forte come lui, poi non so se lo rivedremo mai più un giocatore come Milner, veramente è stato
una pagina, insomma, importante della storia recente del Liverpool e, insomma, ci sarà, insomma, da commuoversi poi a fine stagione. Vabbè, siamo arrivati, insomma, alla fine, non ci vogliamo dilungare troppo. Aldo, io ti ringrazio, ti saluto e credo, insomma, ci vedremo quasi sicuramente in settimana per quanto riguarda l'andata di League Cup. Ciao, buona domenica, buonanotte. Grazie ragazzi, ciao, buonanotte. Ciao, Aldo, ciao. Eccoci, allora, insomma, per concludere, voglio ricordare, insomma, il risultato di oggi. Il Liverpool ha battuto 4-1 lo Shrewsbury Town in casa, e è il terzo turno di FA Cup, quindi passiamo al quarto turno di FA Cup, partita che si svolgerà insomma, nel weekend del 5-6 febbraio. Il sorteggio avverrà nelle prossime ore, nei prossimi minuti. Ovviamente, insomma, appena apprenderemo il nostro avversario, ve lo comunicheremo. Insomma, come ultima cosa, vi ricordo, insomma, i nostri social, potete seguirci qui su Instagram, su Facebook o su Twitter cercando sempre OLSC Italy, il nostro canale YouTube do dove da domani potete rivedere, insomma, questa diretta e, insomma, poi potete anche riascoltarla sul nostro profilo Anchor Spotify. E nulla, io vi ringrazio per averci seguito, vi saluto e vi do l'appuntamento per la prossima diretta post partita che sarà contro l'Arsenal, ripeto, l'andata della semifinale di League Cup o Carabao Cup, insomma, come volete, per il 13 gennaio alle 22:45. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!